Stamattina sono tornato dall'allenamento, ho notato un piccolo problema ai tibiali e quindi ho chiamato Elisa che mi ha spiegato, se continuare a correre domani, quali sono le cause di questo problema e soprattutto come fare a risolverlo. Sentiamo cosa ci racconta. La periostite tibiale o sindrome da stress mediale tibiale si presenta con un dolore nella parte mediale della tibia, sopra il malleolo interno, circa 10 cm dalla caviglia. Il dolore può essere localizzato in un punto oppure si può presentare più diffuso nell'area infiammata. La periostite tibiale è un'infiammazione acuta o cronica del periostio, la membrana connettivale che riveste le nostre ossa e che ha la funzione di proteggerle, nutrirle e rigenerarle. Questo infortunio può essere associato a diverse cause. Si può manifestare, ad esempio, in quei runner che hanno un impatto al suolo molto rumoroso e una biomeccanica di corsa molto pesante. Ma può essere associato anche a sovraccarico, ossia ad errori dell'allenamento, ad esempio un aumento repentino dei chilometri di corsa settimanali, oppure di un volume di allenamento ad alta intensità eccessivo, un tentativo di modificare la propria tecnica di corsa. La corsa in discesa è una delle cause più frequenti dell'infiammazione del periostio, soprattutto se inseriamo degli allenamenti collinari o percorsi con dei saliscendi importanti senza un'adeguata preparazione. Un'altra causa può essere l'utilizzo di scarpe non adatte alla nostra biomeccanica di corsa, soprattutto nelle corse in lunga distanza. Dal mio punto di vista, a livello di scarpe, che secondo me sono solamente uno strumento, vi suggerisco di utilizzare una scarpa che abbia un'altezza dal suolo importante in modo tale di avere una protezione assolutamente buona e inoltre vi suggerisco di alternare una scarpa con drop basso con una con un drop alto. Ovviamente non prendete scarpe con il carbonio, queste sono solamente illustrative, per permettervi comunque di alternare e modificare la biomeccanica di corsa in modo tale che il problema potrebbe non presentarsi. Chiaramente gli allenamenti e gli esercizi di rinforzo suggeriti da Elisa possono essere una soluzione davvero vincente, ma soprattutto se avete problemi, riposatevi e inoltre chiedete al vostro fisioterapista. Un altro problema può riguardare la mobilità della nostra catena muscolare posteriore. Se è troppo retratta, potremmo incorrere in problemi legati all'infiammazione del periostio. Inizialmente il dolore legato alla periostite tibiale tende ad alleviarsi dopo pochi chilometri di corsa, ma successivamente il dolore tende a permanere anche a riposo e a manifestarsi anche con dolorabilità al tatto. Ma quando è che dobbiamo preoccuparci davvero? Quando il dolore, invece che essere nella parte mediale della tibia, è nella parte anteriore, ossia sulla cresta tibiale, perché in quest'area si possono manifestare spesso delle fratture da stress, che non vanno mai sottovalutate e richiedono dei tempi di recupero decisamente più lunghi rispetto alla periostite. Come possiamo guarire la periostite tibiale? Nell'immediato dobbiamo ridurre tutti quei fattori di stress a carico del periostio, evitando allenamenti di velocità, pliometria, corse in salita e in discesa. La parola d'ordine è riduzione del carico. Possiamo introdurre delle attività aerobiche di cross training, come ad esempio il ciclismo, il nuoto, l'ellittica o il vogatore. È meglio evitare l'assunzione di farmaci antinfiammatori o di ghiaccio, perché possono interferire con la naturale guarigione dei tessuti. Per evitare ricadute è importante quantificare lo stress meccanico e aumentare gradualmente il volume dell'allenamento. Interval training, ripetute, fartlek andranno introdotti nel programma settimanale solo alla completa scomparsa del dolore. Dopodiché potremmo inserire anche allenamenti su percorsi con dei saliscendi. È importante associare esercizi di potenziamento dei muscoli flessori plantari ed ecco che vi presento tre progressioni che potete fare dopo un adeguato riscaldamento.
Esercizio isometrico con sovraccarico, manteniamo il ginocchio leggermente flesso per circa 45 secondi. Possiamo ripetere l'esercizio dalle 3 alle 5 volte al giorno. Esercizio di rinforzo isotonico, possiamo flettere leggermente il ginocchio e salire e scendere un gradino con o senza sovraccarico, variando sia la velocità in discesa che in salita e anche la flessione del ginocchio. Possiamo fare dalle 20 fino a 40 ripetizioni per serie. Terzo esercizio funzionale, balzi bipodalici e monopodalici ritmati con le ginocchia leggermente flesse. Possiamo fare fino a 20 serie da 15 secondi l'una. In caso di periostite tibiale, il mio consiglio è quello di non cercare di accelerare troppo i tempi di recupero, ridurre i carichi e i volumi di allenamento, associare allenamenti aerobici complementari meno stressanti per il periostio e abbinare esercizi di potenziamento per condizionare i muscoli flessori e ridurre l'infiammazione.